Escort, pesciarola. Ecco, noi siamo abituati ormai a sentire il linguaggio politico attestarsi su questo livello, il livello dell'offesa personale, il livello della parolaccia. Attenzione, le due cose che ho detto, escort e pesciarola, sono quelle, come dire, più delicate, perché nel linguaggio politico generale, sia fatto da giornalisti, sia fatto dagli stessi politici, i livelli che vengono toccati sono molto più bassi e grevi. Ecco, noi ci dobbiamo porre il problema del perché siamo arrivati a una società che dialoga così in questa maniera. Perché in realtà quello che noi sentiamo dai politici, da certi giornalisti, non è altro che lo specchio di quello che vediamo anche sui nostri social. Lo specchio di quello che sta qua dentro, dentro Facebook, dentro gli altri social che dialogano e che permettono il dialogo. Ma siamo sicuri che parliamo di dialogo? Perché in realtà la maggior parte delle cose sono offese personali, accuse non documentate, sproloqui, e questo è un fatto. Su questo non ci si può discutere se sia vero o non è vero. È così. E non solo, è così a tutti i livelli, dal livello governativo fino a scendere giù, giù, giù a livello regionale, fino ai livelli comunali, dove addirittura ormai le diatribe tra consiglieri comunali non sono più nel merito delle cose che riguardano i territori, ma sono appunto veicolate con offese personali. Nel migliore dei casi, insomma, le menti più acute usano l'ironia, il sarcasmo, ma sempre per denigrare l'avversario, altri usano direttamente l'offesa. Beh, questo secondo me è un livello intollerabile. Siamo arrivati al fondo del barile. Ecco, di chi è la colpa? Questo ci dobbiamo porre come domanda. È la colpa dei giornalisti, dei politici che hanno cominciato a usare un certo tipo di linguaggio becero, fino ad abituare la gente ad usare lo stesso linguaggio in quanto sdoganato da quelli che una volta stavano in doppio petto, o è il contrario? È la gente, la massa che ha iniziato a parlare in questa maniera e il politico, il giornalista non ha avuto la forza di staccarsi e si è adeguato un po' per convenienza, un po' per cassetta a quel tipo di linguaggio. Ecco, io credo che la colpa sia nostra, cioè di chi fa comunicazione, dei giornalisti, dei politici che parlano alla collettività. Questa è la mia idea. Ma c'è anche chi dice che in realtà sia la società proprio così, cioè è la gente che è così e non è lo specchio, la gente di chi governa, ma è esattamente il contrario. Tu cosa ne pensi?